Allora il parleremo con noi a pregare. Complimenti perché la realizzazione è perfetta. Ma si arriva, ma grazie vice sindaco. Fanno ingresso in piazza 4 novembre i cavalieri. Ringraziamo le forze dell'ordine che permettono davvero di lavorare in sicurezza. Un applauso ai cavalieri e alla pazienza anche dei cavalli, veramente. Sentite che stanno arrivando le mucche dell'azienda agricola Ceresa Pietro di razza pezzata rossa. Ecco, vedete, e arrivano dagli alpeggi. Un bel applauso veramente alla prima Ceresa Pietro di Lameno con le sue mucche di razza pezzata rossa, portate dalle forze dell'ordine, dal comandante Aceti, dai carabinieri e dalla guardia forestale. Teresa Giglio con le pecore e i suoi asini, ben 600 pecore. Vedete come viaggiano disciplinate e compatte con i loro allevatori. Una grande tradizione che viene portata avanti. Vedete in mezzo anche gli asini e ben 600 pecore di Ceresa Giglio di Armeno. Ci sono anche un po' di capre mischiate in mezzo, guardate, un grande spettacolo. Grande lavoro di questi allevatori giorno dopo giorno che si prendono cura del loro bestiame. Questa manifestazione porta veramente a riaffiorare ricordi di antiche tradizioni e a valorizzare il grande lavoro degli allevatori, degli agricoltori delle nostre zone, per non dimenticare le tradizioni e il grandissimo lavoro che deve essere fatto quotidianamente per gestire il bestiame e le loro attività. C'è Ceresa Giglio adesso di Provello Cartumino che accompagna dagli alpeggi le proprie mucche di razza brunalpina. Vedete anche quanti giovani si dedicano all'agricoltura, all'allevamento, e si fanno la cura delle loro mucche, delle loro pecore, le accompagnano. Bel applauso veramente anche a Ceresa Giglio, dedicando all'attività agricola, all'allevamento. Anche in questi momenti di grande crisi viene riscoperta l'attività agricola e le sue potenzialità. Buon applauso alla ditta di Sola Antonio, l'azienda agricola che fa l'ingresso in piazza 4 novembre con le sue mucche di razza brunalpina. Vedete insieme che c'è un ragazzo a cavallo, sono i giovani che collaborano con le aziende agricole della nostra zona, perché molto spesso le aziende agricole sono di conduzione familiare, quindi tutta la famiglia parte con premio in denaro
offerto dagli enti che sostengono la manifestazione. Adesso che stanno facendo ingresso le mucche di Alesina, Merlisi e Anna Maria di Stropino, bel applauso, le mucche di Pezzate Rosse. Alesina, Merlisi e Anna Maria di Stropino, con le sue mucche Pezzate Rosse. Che... ringraziamo ancora nuovamente, prendiamo appunto per ringraziare tutti i volontari che si stanno impegnando, ringraziamo i cavalieri a cavallo che transitano in questo momento, con facciamo un bel applauso, complimenti davvero che rendono ricca e importante questa settima edizione della Transumanza in piazza 4 novembre. L'azienda agricola Manni Massimo di Massimo Visconti, un bel applauso. Che chiude il corteo e il passaggio della consumanza del ritorno dagli alpeggi del bestiame. Ricordo che qui in Casa Pazzi, la piccolazza di Piazza Pazzi, i cavalieri che chiudono la filata della settima edizione della consonanza, vi diamo appuntamento alla terza settimana di ottobre del 2013. Ecco che l'autovettura della polizia urbana del servizio associato del Bergamo. Ciao bambini, vi sono piaciute le mucche? Le avete viste? Sì, sì. Quali vi sono piaciute di più, quelle colorate o quelle marroni? A me quella nera e il vitellino. E a te? E a me quella nera e il vitellino. Pietro, ti sono piaciute le mucche? Sì. Ti piacciono di più quelle con le macchie o quelle marroni? Le marroni. Grazie. Hai visto le mucche oggi? Sì. E ti sono piaciute? Certo. Quale ti è piaciuta di più? Quella marrone? Quella nera. Hai visto le mucche oggi? Sì. E ti sono piaciute? Sì. Quale ti è piaciuta di più? Tutte. Tutte? Tutte. E da dove siete venuti per vedere la transumanza di Nebbiuno? Noi siamo venuti da Novara, siamo stati invitati da alcuni amici che abitano qua, per la prima volta siamo venuti a vederla. E vi è piaciuta la giornata? Molto bella, molto interessante, movimentata, bella gente, ci siamo veramente trovati bene. Da dove siete venuti per vedere la sagra della transumanza? Io da Involio. Da Fosseno. E cosa vi è piaciuto di più di questa giornata? Mi è piaciuto tutto, specialmente tutti questi animali che diciamo è una cosa nuova per me, vederli camminare per le strade così, non l'avevo mai visto. Al centro paese pure, come formaggi, salumi, le bangarelle sono stupende. Una cosa bellissima veramente qua, veramente a Nebbiuno una cosa bellissima che fanno. Ringraziamo tanto al sindaco di Nebbiuno. Voi da dove siete venuti per vedere la transumanza di Nebbiuno? Castelletto Ticino. E che cosa vi è piaciuto di più della giornata? Le mucche e la conduttrice. A lei cosa è piaciuto di più? Le mucche. Ma anche la conduttrice.